Due incidenti questa mattina lungo le strade dell'Alta Padovana, il primo intorno alle 7.30 lungo la strada Valsugana nel comune di Curtarolo. Una moto è finita nel fossato che costeggia la strada, a quell'ora sempre molto trafficata, sul posto i vigili del fuoco di Cittadella che hanno immediatamente soccorso il motociclista per poi affidarlo alle cure del personale sanitario che l'ha trasferito in ospedale. La moto è stata recuperata con l'autogru dei vigili del fuoco. L'uomo ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita. A Cadoneg è sempre mattinata un ciclista, è invece è stato investito da un'auto, le sue condizioni non risultano gravi, l'uomo è stato comunque portato in ospedale per accertamenti.